mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che vende al cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Questo spazio si chiama Casa di Quartiere. Il fenomeno delle case di quartiere è un fenomeno mutuato da altre esperienze che possono essere, per esempio, quelle delle SOMS, quelle dei centri di incontro, quelle dei centri sociali, quelle degli spazi urbani, e in qualche modo le racchiude un po' tutte e non si esaurisce in quelle. La comunità è una comunità fluida, che è radicata nel quartiere, che ha competenze, capacità, professionalità, sogni, speranze e che ha molte cose da dire e da raccontare. La comunità di San Benedetto è un'associazione che nasce come associazione di base a Genova nel 1970. Nasce grazie all'impulso di Don Andrea Gallo per accogliere le persone che in quel periodo a Genova non trovavano accoglienza in altri luoghi. Piano piano col tempo la comunità si espande, aprono grandi altre strutture. In provincia di Alessandria iniziamo alla fine degli anni 70 con una prima comunità vicino ad Acquiterme, a Ponzone, e poi piano piano si aprono altre realtà e ad Alessandria arriviamo intorno al 2008. Troviamo questo spazio non utilizzato, un capannone industriale nel centro storico della città di circa 1500 metri quadri. Iniziamo quindi i lavori di ristrutturazione di cui ci facciamo completamente carico. Costruiamo lentamente e gradualmente un'alleanza con alcune realtà del privato sociale alessandrino e anche del privato non sociale. Nella nostra volontà, appunto, intendevamo realizzare uno spazio che fosse fruibile da tutti, pubblico, possibilmente gratuito, con tutti i servizi annessi, e che in qualche modo provasse anche a buttare l'occhio un po' sul futuro. Questo lavoro ha aggregato una quindicina di soggetti, alcune piccole cooperative sociali, alcune associazioni, alcune istituzioni e alcuni soggetti privati, anche commercianti e artigiani del quartiere, che di fatto ormai collaborano stabilmente con il nostro spazio, portandoci proposte, facendo richieste, portando contributi, condividendo con noi le risorse e realizzando pezzi di percorso che facciamo insieme. Tutta la casa di quartiere e gli spazi attigui funzionano grazie anche al volontariato. Di fatto continuano i volontari ad essere un po' il motore che ci permette di proseguire, andare avanti e realizzare anche cose importanti, come per esempio fiere, mercati, mercato di quartiere, grandi occasioni di incontro. In casa di quartiere riescono a mangiare sedute fino a 300-350 persone. Da 3 anni esiste un mercato di quartiere fisso che si realizza durante la primavera e l'estate una volta al mese, al quale partecipano una 60 di famiglie del quartiere e della città di Alessandria. È una sorta di strumento di reazione alla crisi, ma anche di ricerca di socialità. Con orgoglio posso dire che la casa di quartiere è uno spazio che è finanziato esclusivamente da privato, che raccoglie gli stimoli e gli input dal territorio, dalle persone, dalle altre associazioni, dalle reti di associazioni che ci sono in città. Noi abbiamo innescato dei meccanismi di condivisione delle spese, per cui esiste un regolamento interno che prevede l'utilizzo condiviso di spazi e di attrezzature.
oggi che lavorano stabilmente con noi sono 14. Abbiamo sviluppato in 5 anni un'ottantina di borse lavoro, tirocini, esperienze in formazione per persone svantaggiate, persone che lo richiedevano. Per me il Piemonte che cambia è il cercare di mettere più in comunicazione, in relazione alle risorse che questa regione ha. Se fossimo più capaci di raccontare e di promuovere in tutto il Piemonte che cosa si fa nelle diverse città, forse tutti i cittadini sarebbero più consapevoli e ci sarebbe magari un flusso migliore anche tra le città. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.